Presidente, Friuli Doxy conferma una vetrina importante per la regione. 22esima edizione, assolutamente importante, importante non solo per l'ospite di qualità ma anche estremamente azzeccato rispetto ai temi di Friuli Doc. Abbiamo la cultura del cibo, del bere, ma anche la tradizione, la storia, il nostro territorio, e credo che proprio queste persone abbiano dimostrato oggi che quello che noi vediamo in TV e che fa davvero diventare famoso il nostro cibo nel mondo in realtà ha un radicamento territoriale particolarmente forte. Friuli Doc l'ha capito molto prima di tante altre manifestazioni, quindi la direzione è quella giusta, ovviamente anche con una innovazione importante che è quella che stiamo portando avanti ormai da diverso tempo. Presidente, oggi lei inaugura anche lo spazio ERSA, degustazioni, informazioni, ma anche uno spazio per i bambini. Quanto conta sviluppare anche le nuove generazioni? Abituarli a mangiare bene, a sapere quello che mangiano, ad avere la tracciabilità dei prodotti e anche ovviamente la serietà di chi li prepara, credo che sia quello di partire dalle giovani generazioni lo strumento migliore per avere questa cultura, per tramandare questa cultura e per far sì che il nostro paese, che oggettivamente ha qualità straordinarie che forse mancano in altri paesi, possa essere davvero protagonista.